comprendere tutte le difficoltà che deve affrontare un disabile, ho organizzato un pomeriggio in carrozzina a Bologna per persone senza handicap. E restiamo a Bologna, un pomeriggio su una carrozzina per capire le difficoltà che devono affrontare le persone diversamente abili in città. Questo è l'obiettivo della scarrozzata. Nelson Bova. In questi anni le strade sono migliorate, e il centro storico è migliorato molto, c'è da fare ancora tanto, soprattutto per entrare nei negozi, nei locali commerciali, perché il 90% dei locali è ancora inaccessibile. Non è un'iniziativa polemica, non lo è mai stata, fin da quando 7 anni fa è nata qui a Bologna, dice lo speaker al megafono poco prima che la scarrozzata prenda il via dal parco 11 settembre. È giocosa, aperta a tutti, chiunque si può sedere sulle carrozzine e muoversi con quel punto di vista un po' più basso di chi cammina a piedi per le vie della città. Oggi è una giornata occasione, ma l'occasione è tutti i giorni per vedere da un'altra dimensione, si tratta di dimensione, da un'altra dimensione come è fatta la strada, come è fatta la persona, come è fatto lo spazio, come è fatto il tempo, come è fatta la fretta. Portici, asfalto, innocue deviazioni alternative, ma anche ostacoli piccoli e grandi, piccoli come questo dislivello non superiore a 2 centimetri che a piedi nessuno nota. Diciamo che se fossero tutti così sarebbe uno sballo per Bologna. Questo è una piccola cosa, però comunque anche questo è una barriera. Il grande problema delle chiese a Bologna e nelle città italiane è che tutte davanti hanno delle scale, perché una volta si costruiva così. La chiesa come tanti negozi anche. La chiesa come tanti negozi e sì, tanti locali commerciali, tanti ristoranti, musei.